Cari figli, il mio diletto figlio ha sempre pregato e glorificato il Padre Celeste. Gli ha sempre detto tutto ed ha confidato nella sua volontà. Così dovreste fare anche voi, figli miei, poiché il Padre Celeste ascolta sempre i suoi figli. Un unico cuore in un solo cuore. Amore, luce e vita. Il Padre Celeste si è donato mediante un volto umano. E tale volto è il volto di mio figlio. Voi, apostoli del mio amore, voi dovreste sempre portare il volto di mio figlio nei vostri cuori e nei vostri pensieri. Voi dovreste sempre pensare al suo amore e al suo sacrificio. Dovreste pregare in modo da sentire sempre la sua presenza. Poiché, apostoli del mio amore, questo è il modo di aiutare tutti coloro che non conoscono mio figlio, che non hanno conosciuto il suo amore. Figli miei, leggete il libro dei Vangeli. È sempre qualcosa di nuovo. È ciò che vi lega a mio figlio, che è nato per portare parole di vita a tutti i miei figli e per sacrificarsi per tutti. Apostoli del mio amore, portati dall'amore verso mio figlio, portate amore e pace a tutti i vostri fratelli. Non giudicate nessuno. Amate ognuno mediante l'amore verso mio figlio. In tal modo vi occuperete anche della vostra anima. Ed essa è la cosa più preziosa che veramente vi appartiene. Vi ringrazio.